Ciao a tutti, scusate immensamente per la latitanza, è da un po' che non pubblico un video serio e me ne scuso davvero tanto, ma voi non potete capire la quantità di cose che faccio. Perché Race Booking non è solo questi video che vedete sui social network, Race Booking fa tantissime cose. Abbiamo due negozi in due autodromi, Franciacorta e Modena, dove vendiamo foto e vari servizi. Seguiamo due campionati, il Moto Estate e la Coppa Italia, per un totale di 12 weekend di gara in tutta Italia, Franciacorta, Modena, Cervesina, Vallelunga, Varano, Misano, Mugello. E in tutti questi weekend io devo girare come una trottola per tutto il paddock montando telecamere sulle moto, sistemando video, parlando con i clienti, seguiamo 600 piloti, bestemmiando perché i piloti si lanciano puntualmente ogni gara e mi demoliscono le GoPro. E soprattutto poi commentare le gare di cui facciamo il video insieme a Edoardo Mazzuoli. Tira i freni 10 metri dopo Paolo Lolli, il traverso imbarazzante. Poi lavoro al CIV, 6 weekend di gara in giro per tutta l'Italia, dove faccio una trasmissione che si chiama Zoo CIV, in cui facciamo vedere tutto il meglio del paddock, la trovate linkata qui sotto la prima puntata. Oltre a ciò devo fare tutto il resto, quindi gestire le robe burocratiche, il commercialista, la contabilità e lo staff, clienti, mandare le mail, rispondere alle mail, rispondere al cellulare. Un macello! E oltre a ciò vado anche a girare in pista, perché ad esempio lunedì parto per la Grecia con Life Motorcycle e quella è una figata, non vedo l'ora, però comunque non sono a casa per poter fare i video. Ma comunque in qualche modo trovo anche il tempo per fare i video come questo che vi propongo oggi. Oggi voglio proporvi tre incidenti assurdi che abbiamo visto in queste prime gare di campionato. Ora, come sempre, metto le mani avanti perché? Perché il mondo è pieno di sfigati, arrivano sempre gli haters a commentare i nostri video sulla pagina Facebook, quindi, come sempre, metto il solito messaggio anti-haters. Attenzione! Nessuno dei seguenti piloti si è fatto male. Hanno rischiato, ma è andata bene a tutti. Lo sappiamo che andare in moto è pericoloso. Bravi, avete scoperto l'acqua calda. Se si fosse fatto male qualcuno, naturalmente non ci avremmo fatto su un video. Ma dato che certe cose non capita tutti i giorni di vederle e dato che questi piloti sono stati bravissimi ad evitare il peggio, ci sembrava carino mostrarvele per rendere onore anche a questi piloti e, perché no, sdrammatizzare un po'. Bene, 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 partiamo dal primo incidente, quello che ha visto coinvolto un membro del nostro staff, Edoardo Mazzuoli, durante la prima gara del National Trophy a Imola. Prego. Parte il posteriore della Kawasaki di Mazzuoli, quindi high side, e poi chiaramente il pilota distinto prova a fuggire dallo spazio di fuga e vede... Ma l'avete visto bene? Vedete che il pilota numero 22 lo sfiora. Io voglio solo farvi notare la prontezza di riflessi di Daniele Corradi con la Kawasaki verde numero 22. Guardate con che rapidità ha pinzato i freni e ha spostato la moto per evitare Edo. Daniele, grazie, perché se Edo è ancora qui a commentare le gare con noi è merito tuo. Ragazzi, fate tutto, vabbè, non c'è nessuno qua, però tutti quelli che ci seguono su YouTube, fate un enorme ringraziamento a Daniele Corradi. E poi la cosa bella è come i piloti ci scherzano su. Edoardo Mazzuoli ha pubblicato questa foto sui social network, una birra, grazie. E Alberto Gini, un nostro carissimo amico, ha commentato così. Vabbè, ma passiamo al secondo incidente. Quello che ha visto coinvolti Christopher Arcero, Luca Pedersoli e Simone Sanna, sempre alla variante bassa di Imola. Arcero per un attimo ha pensato di essere Rossi contro Stoner a Laguna Seca, pensando di fare la variante di Imola con la moto in ghiaia e chiaramente si è lanciato. Peccato che dietro di lui arrivavano due piloti, Pedersoli e Sanna, che però hanno gestito la situazione in modo un po' diverso rispetto a Daniele Corradi. Mi viene da ridere. Perché lo vedrete. Ma perché ha fermato così di colpo lei? Ma perché il vigile ha fischiato? E lei si ferma tutte le volte che è un vigile. Sento che fischiava a me. Lei non deve credere proprio niente. Senta, comunque lei l'ha tamponato, la colpa è sua, no? E questa chi è? Sono una pedona, ho visto tutto, lei ci ha torto, mi dispiace. Ma si sono fermati. Hanno messo giù la gamba e hanno parcheggiato la moto. Ma io poi voglio farvi notare la faccia di Arcero, che non si vede perché sotto il casco, ma potete immaginarla, nel momento in cui si gira e si vede la moto qui. Cioè, che cosa pensi in quei momenti? Che cosa ti passa per la testa? Tu cadi, ti giri, bam, e ti trovi un R1 qua davanti. Ma restando in tema di R1 in faccia, arriviamo all'ultimo incidente che voglio farvi vedere. Quello che vede coinvolti Marco Para e Raphael Keller a Misano nella gara del Dunlop 1000.
L'avete vista l'R1 volante? Cioè, voi avete capito che Marco Para si è visto arrivare in faccia un R1 a 2 metri da terra e ha avuto una prontezza di riflessi tale da spostarsi da tutt'altra parte ed evitare il peggio. Cioè, Marco, al di là della tua prontezza di riflessi che fa paura, ti giuro, lassù hai qualcuno che ti vuole bene, perché non so come hai fatto a non prenderti quella moto in faccia. E la cosa più bella di tutte è il commento di Keller alla foto che abbiamo postato sui social network. Perché dovete sapere che Keller è svizzero, quindi parla tutto così. Però quando lo conoscete, Keller è molto simpatico per quelle 4 parole che conosce di italiano. E ha pensato di commentare il video scrivendo: prossima volta Misano, provo a fare meglio. Ma meglio cosa che la lancio ancora più in alto? Va bene ragazzi, basta, questo video delirante finisce qui, spero che vi sia piaciuto, e se non vi è piaciuto non so che cosa, che vi scrivete un commento, fateci sapere perché non vi è piaciuto e non lo rifaremo. Se invece vi è piaciuto mettete like, fate un commento, condividetelo, fatelo vedere a tutti i vostri amici e ciao, ci vediamo al prossimo video.